il ratto delle Sabine. Romolo, il primo re di Roma, si occupò di fortificare ed espandere la città, accogliendo un po' tutti gli sbandati delle zone limitrofe. Ma questo generò un problema. Roma era soprattutto formata da uomini, e gli abitanti delle città vicine si rifiutavano di dare le proprie figlie in spose ai romani, che avevano la fama di essere zotici e violenti. Allora Romolo decise di giocare d'astuzia. Durante i festeggiamenti chiamati Consualia, che i romani dedicavano al dio Conso e che si svolgevano nella valle del Circo Massimo, fuori cioè dalle mura fortificate, Romolo invitò il popolo sabino di Curi, con in testa il loro re Tito Tazio. Chiaramente invitò anche le loro donne e bambini. Ad un segnale convenuto, i romani rapirono le giovani donne e le portarono con la forza dentro le mura della città. I sabini non la presero molto bene. Tornarono al loro villaggio, si armarono e ritornarono a Roma, decisi a vendicarsi dell'affronto subito e con il chiaro intento di riprendersi le proprie figlie. Riuscirono a penetrare nella città fortificata grazie al tradimento di una giovane fanciulla romana, Tarpeia, che era stata messa a guardia di una porta sul Campidoglio. In cambio del tradimento, la fanciulla chiese ai sabini quello che loro portavano alle braccia, con chiaro riferimento agli ori e ai gioielli. Ma loro la ripagarono lanciandole addosso i propri pesanti scudi, uccidendola. Alcuni definirono Tarpeia un'eroina, ipotizzando che la sua richiesta fosse nient'altro che uno stratagemma per privare i sabini dei loro scudi, fondamentale arma difensiva, e che loro, quando se ne resero conto, la uccisero. Fatto sta che il luogo dove venne uccisa prese il nome di Rupe Tarpeia, e per molti anni a seguire, da quella rupe, vennero gettati tutti coloro che si macchiarono di gravi delitti. La battaglia infuriò all'interno della città finché proprio le fanciulle rapite si presentarono ai combattenti vestite di nero, invocando la pace. Esse non volevano diventare né orfane né vedove, e con questo gesto legittimarono il loro legame con i romani. La battaglia si fermò e venne stipulato un trattato di pace e di alleanza, che prevedeva che i sabini entrassero a far parte a tutti gli effetti della Civitas Romana, che i due re, Romolo e Tito Tazio, governassero insieme e che i cittadini di questa nuova realtà si chiamassero Romani Quiriti, poiché i sabini si sarebbero stabiliti sul colle Quirinale. L'episodio del ratto rimase molto impresso nella mente dei romani, tanto che da lì in avanti tutti i matrimoni vennero celebrati con un rito che ricordava il rapimento delle fanciulle sabine. Dopo il banchetto nuziale, i due sposi venivano accompagnati a casa da tutti i parenti ed amici. Durante il percorso, la sposa camminava vicino al padre. Ad un certo punto, lo sposo simulava il rapimento della sposa, portandola via con la forza e trascinandola, mano nella mano, per alcuni metri. Anche l'usanza, in essere ancora oggi, di varcare la soglia di casa con la sposa in braccio, ricorda appunto il momento in cui le fanciulle sabine varcarono le mura di Roma contro la loro volontà.